Gelem, gelem, lungo nedro meia, balavilem, bactalero mezza. Gelem, gelem, lungo nedro meia, balavilem, bactalero mezza. Romanistan è un film che ho pensato una decina d'anni fa. Progettando un viaggio a ritroso, seguendo la rotta dell'emigrazione Rom che dall'India arrivò in Europa, partita più di un millennio fa e è arrivata in Europa nel XIII secolo. Un film, la prima volta che mi sono confrontato con questo mezzo, ovvero un lungometraggio. Per cui mi sono così, pensato regista con quest'idea di fare un lungometraggio che raccontasse l'attraversamento di questi territori che dall'Europa raggiungono l'India. Anche perché il paesaggio è quello che rimane di questo viaggio, è ciò che rimane ancora, forse in maniera più letterale, sull'idea di questo viaggio. Perché i Rom, il popolo Rom, è un popolo dalla cultura, diciamo, analfabeta, non c'è una scrittura, per cui i racconti che noi abbiamo sulla loro storia e sulla loro cultura, tradizioni, sono sempre voci che provengono dall'esterno della loro comunità, cioè da noi, dagli osservatori. Questo con tutti i problemi che può dare lo sguardo altrui nei confronti di un'unità culturale. Perché a seconda dell'ideologia che l'osservatore ha, nascono preconcetti, pregiudizi, interpretazioni fallaci e quindi la loro cultura è dettata da una storiografia e da una lettura piena di tutti questi aspetti altrui. Non è una scultura scritta, non c'è un libro, non c'è nemmeno un'architettura, quindi non ci sono siti da visitare. Il paesaggio, per quanto sia cambiato in 1000 anni, è la cosa che più rimane a testimoniare questo passaggio, volendo, essendo in maniera un po' astratta e un po' così anche sognante. Il viaggio è prettamente di immagini di paesaggio con dei camera car laterali e frontali che raccontano questo trasferimento, questo attraversamento. A queste immagini ho aggiunto delle interviste a delle personalità della cultura romanese, personalità che rappresentano il popolo attraverso la cultura e la politica. La mia idea era quella di non cadere nello stereotipo del Rom di periferia, ma di andare ad ascoltare le persone che con diverse professioni, dall'attivismo all'essere deputato, ministro, professore universitario, uomo di cultura, musicisti, mi potessero raccontare aspetti dall'interno della propria cultura rivolti alle culture ospitanti e dominanti. La mostra al Pecci, che si è inaugurata poco settimana scorsa, raccoglie una dozzina di opere legate al progetto. A due livelli, uno a livello storico, quindi opere che hanno dato il via all'idea di poi di pensare a questo progetto qua. C'è un'opera che è Der Unbestimmte Ort, la prima mostra che ho fatto collaborando con la comunità Rom di Colonia nel 94 in Germania, più sei opere che sono invece inedite, pensate durante al viaggio. Pensate durante al viaggio e insieme al film. La diversità tra queste opere e il film sono prettamente di tipo linguistico, insomma, il film non è semplicemente un video, qualcosa da vedere all'interno di una mostra che dura pochi minuti anche in piedi, ma è un oggetto che dura un'ora e un quarto e che è giusto vedere non solo nel grande formato, ma anche comodo in una sala buia, seduto in una poltrona. Le altre opere invece sono pensate proprio per una mostra. Allora ci sono tre sculture, due opere a parete, e un video. Un'opera a parete costituita da 43 fotografie, alcune di quelle immagini le ritroviamo nel film, non tutte, come le immagini del video, ovvero le riprese che ho usato per il video, alcune sono quelle che rivediamo nel film, ma alcune sono, diciamo, inedite, proprio per realizzare delle opere che non diventino
delle sintesi di un'altra. Il film ha una costruzione diversa, cioè dei tempi diversi, una narrazione diversa, non è un film narrativo in senso fiction, forse non so nemmeno quanto possa essere considerato un documentario, è un film di immagini. Mi piacerebbe sottolineare il fatto che a me non interessano i rom come oggetto di studio, ma mi preferisco considerarli come persone con cui confrontarmi. Però prima di lavorare, diciamo, su di loro, mi interessa creare un confronto reale. La mostra che avevo fatto a Colonia non era una mostra di Luca Vittone, ma era Luca Vittone und Rom e.V., cioè l'organizzazione dei Rom di Colonia. In questo progetto, Santino Spinelli, il mio ambasciatore, mi piace chiamarlo così, e Santino per me è stato fondamentale, perché senza di lui non avrei mai potuto fare niente, ma non perché uno forse non ha le capacità di fare qualcosa, ma perché non mi sento la responsabilità di andare a parlare di qualcuno che non fa parte di me, ma che diventa appunto una sorta di specchio in cui io mi posso riflettere e trovare poi anche la mia formazione che mi permette di creare poi un'opera. Ma senza quel dialogo, senza quel riflesso in quello specchio, non mi sento in grado, o non voglio essere in grado, di poter fare qualcosa, perché sennò diventa sempre uno sguardo dall'esterno, che è quello che abbiamo sempre fatto e che sempre ha creato dei malintesi terribili che hanno portato spesso anche alla violenza. Ma se noi siamo così oggi, in questo paese che è considerato uno dei migliori al mondo, è perché noi siamo stati dominati da mille culture diverse e queste culture siamo riusciti ad appropriarcene, a farne diventare una unica, forse, che potrebbe essere, che potrà evolversi solo se continuerà ad avere queste contaminazioni. Chava le